Nazzo, amici di ornitologia e live, benvenuti sul mio canale. Oggi sono in giro, non ce l'ho fatta farvi un video un pochino più montato, però ho detto vabbè, tiro fuori un mio pensiero, quindi si ritorna un pochino ai vlog di Ergia. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina, seguirmi sui social, mi raccomando. E oggi vi volevo parlare di... Sono finite le cove, cominciata la muta, ad alcuni ce l'è finita. Ora si va verso il periodo mostre, sempre che il nostro amico virus ce lo permetti. E mi voglio rivolgere a tutti quei papà e mamme che magari si trovano in una mostra oppure a un negozio di animali, perché no, con i loro bambini. Allora, quello che voglio dirvi è, molto prima a monte, di comprare un uccellino, perché poi ci si trova in queste fiere, in queste cose, è difficile, è come quando vai a prendere un cucciolo di cagnolino, ti trovi con gli occhioni così. Stessa cosa succede con gli uccellini, vedi questi uccellini colorati nelle gabbie e dici lo porto a casa, senza sapere che praticamente gli fa bisogno di quell'animale. Quindi prima di acquistare un uccellino, mi raccomando, informatevi prima di andare alla mostra, robe varie, o se trovate l'allevatore lì e vedete che non ha fretta di vendere solo perché ha fretta di vendere, chiedetegli consigli, come tenerlo, come non tenerlo, che gabbia usare. Cercate informazioni se proprio siete lì, se no, se andate giusto per il canarino, che di solito parlo di canarini proprio perché tratto canarini, e informatevi anche su questi canali qui, anche su internet, anche su Google, cercate di capire i fabbisogni di quell'uccellino prima di portarlo a casa, e insegnate al vostro bimbo di occuparsi di quell'animale prima ancora di comprarlo. Prima ancora di comprarlo, fategli capire che si deve occupare di quell'animaletto e non va lasciato a se stesso poi in una gabbia tanto per. E quindi prima cosa di tutto, a monte, parlare con i propri figlioli, cercare di spiegargli che hanno dei fabbisogni, c'è bisogno di stargli dietro, magari incentivare lo studio. Perché è bello anche studiare la storia di questi animali, da dove vengono, come si è cominciato ad allevare, perché si è cominciato ad allevare. Insomma, volevo dirvi solo queste quattro cosine qui, secondo me è importantissimo, magari aiuta pure a stimolare la mente del bambino. Cercare di fargli capire, leggere proprio a lui le cose su quell'animale lì che gli piace. Magari lo incentiva anche nello studio, perché no? Perché magari diventa curioso, comincia a specializzarsi su quella cosa, a leggere. Perché studiare anche la storia di un uccellino è bello, perché si va nelle radici storiche nostre. Mi spiego, mettiamo caso il canarino Malinois, quel canarino lì fu usato nelle miniere come sensore antigas, né più né meno, praticamente si scendeva in miniera, se l'uccellino schioppava si scappava tutti via perché c'era una fuga di gas, e quindi si portavano sti canarini nelle miniere, da lì quei canarini a forza di sentire
i vagoncini che camminavano sulle rotaie, a forza di sentire i gocciolamenti dell'umidità che c'è nelle miniere e tutto il resto, questi animaletti hanno cominciato a riprodurre quei suoni. Già questa è una storia carina, però riporta alle nostre radici. Magari il bambino potrà chiedere alle miniere cosa sono le miniere e da lì far capire che l'essere umano, come è arrivato ad oggi, che non è tutto cellulari e social, cioè una volta non c'era niente, spiegare le nostre radici. Anche da qui si può prendere spunto a insegnare a un bambino la storia dell'essere umano, portandola tramite gli insegnamenti sugli animali, perché no? Potrei anche divagare sui cani, mettiamo i cani, che sono penso quelli più allevati dall'uomo, più antichi, forse hanno 2000 anni che il cane, se non di più, che il cane si è avvicinato all'uomo. Se vai a vedere ogni razza di cane c'è una storia dietro, e anche da lì dire si usavano in battaglia alcuni cani di Rottweiler, la storia del Rottweiler, la storia del boxer e del mastino napoletano, e da lì si potrebbe anche arrivare, perché no, a studiare gli antichi romani, la storia. Quindi secondo me sto video è proprio incentivato a invogliare i ragazzi, perché no, ad avere un animaletto e trattarlo bene, e magari prendere altri spunti anche per incentivarli allo studio, perché no. Quindi con questo mio piccolissimo pensiero di oggi io vi saluto, vi lascio, penso che sto video uscirà domenica, quindi vi auguro una buona domenica, un buon riposo. Vi ricordo ancora una volta, mi raccomando, iscrivetevi, ditemi nei commenti cosa vi potrebbe interessare che io porti sul canale. Avevo la musica attaccata praticamente, ora mi bloccheranno il video, speriamo che non se ne accorga YouTube. Comunque dicevo, ditemi nei commenti cosa vi potrebbe interessare che porti sul canale, se questi miei pensieri che ogni tanto mi faccio vi piacciono, se vi piace vedere anche queste cosine qui sul canale, perché no? Che poi sono pensieri che io mi faccio ogni tanto e dico perché no? Perché non condividerli con la mia utenza? Magari posso essere d'aiuto a qualcuno come spunto. Quindi mi raccomando, se andate alle mostre, se andate a qualche negozio di animali o da qualche allevatore, magari non acquistate subito, perché no? Anche perché l'allevatore è sempre lì, magari portateli da un allevatore, fategli vedere gli uccellini, robe varie, fategli studiare quell'uccellino, poi magari glielo fate comprare, con la consapevolezza che si dovrà prendere cura di quell'animaletto finché vivrà. Quindi ragazzi, un saluto a tutti, ci vediamo in un prossimo video, sperando di farlo più architettato, anche se mi lasciate qualche commento, magari mi fate venire voi a me qualche idea per farvi qualche video costruttivo. Ciao belli, ci vediamo, non lo so, non lo so, perché io procrastino sempre. Ciao.